Il dottor Sigbert Tarrasch, già un secolo fa, stabilì in modo definitivo che i finali di torre hanno una grande tendenza alla patta. Questo è assolutamente vero, però i finali con quattro torri, cioè con due torri per parte, hanno invece una grande tendenza a essere, diciamo, determinati dalla tattica, da motivi tattici. È assolutamente sorprendente come nei finali con quattro torri il corso naturale degli eventi strategici sia alterato, cambiato radicalmente da motivi tattici. Questo argomento, il finale di quattro torri, è sottovalutato, è trattato poco e raramente nei manuali di scacchi. Come possiamo studiarlo? Beh, innanzitutto, ovviamente, analizzando le partite dei grandi maestri e, secondariamente, analizzando in profondità le nostre partite. Questa che vi presento è appunto una mia partita, in cui ero il conduttore dei pezzi neri, una partita del Campionato Italiano a Squadre A27 del 26 marzo 2017. Valutiamo la posizione dopo la mia ultima mossa, re d5. Da un punto di vista statico, se per esempio usiamo il metodo di Silman, Silman è l'autore di un libro per esempio sui finali, confrontiamo i pezzi. Allora, la torre A1 del bianco è uguale alla torre H8, nel senso che entrambe sono passive. La torre E3 del bianco è in una posizione leggermente scomoda, anche se sta esercitando una certa pressione sul pedone E4 del nero, ma diciamo grosso modo la possiamo paragonare alla torre A8 del nero, che sta difendendo il proprio pedone debole, isolato in A7. Quindi la vera differenza è tra i due re. Il re del nero è molto attivo e centralizzato, il re del bianco invece è passivo, non sta svolgendo un ruolo attivo. Da un punto di vista della struttura pedonale, il nero ha un pedone in meno, è vero, ma ha un pedone passato protetto in E4. Ora, questo già ci porta a discutere del primo punto fondamentale. Nei finali di quattro torri, non conta il valore quantitativo dei pedoni, cioè è inutile stare a contare i pedoni, conta la qualità dei pedoni. Un pedone passato vale di più rispetto al pedone extra del bianco, che tra l'altro è un pedone isolato in D4 molto debole e destinato rapidamente a cadere. Quindi, riassumendo, possiamo valutare la posizione equilibrata, pari. Vediamo cosa è successo in partita. Il bianco ha giocato torre A3, concludendo una manovra iniziata in realtà già alla mossa precedente, cioè una rook lift, un'alzata di torre, tipico strumento tattico, soprattutto quando si ha appunto il pedone di donna isolato in D4. Qual è la sua idea? Ovviamente esercitare pressione sul pedone A7 del nero, che è isolato, ma in realtà la vera minaccia è torre A5, scacco. Quindi porsi sulla quinta traversa e sulla quinta traversa noi troviamo il re nero in D5 e il pedone in F5 che è non protetto. Quindi ecco perché ho diciamo dedotto che la minaccia fosse il pedone in F5 e ho cercato di difendere quel pedone. Questo è un errore. È un errore perché non rispetta la caratteristica fondamentale dei finali con quattro torri, e cioè che questo tipo di finali sono dominati dalla tattica. La reale minaccia del bianco non è l'attacco al pedone F5, come vedremo, ma è la caccia grossa, l'attacco al re nero. Se lo avessi percepito, se avessi avuto il senso del pericolo, avrei giocato immediatamente A5, che previene torre A5 scacco. Tra l'altro è la prima mossa candidata che ho analizzato. È una mossa quindi assolutamente naturale. Vediamo un seguito, ad esempio, torre C1 per occupare la colonna aperta, torre
Torre C8 contrasta la colonna aperta, cambia le torri e cattura il pedone in A5. Ovviamente il nero riprende quello di 4, torre per F5. Attenzione, adesso il nero ha solo 3 pedoni contro 5, ha 2 pedoni in meno, ma dopo E3 la nostra valutazione cambia totalmente. Ripeto, una regola fondamentale di questi finali è che non conta il valore quantitativo numerico dei pedoni, ma conta il valore qualitativo dei pedoni. Ora, un pedone passato qualitativamente vale molto. Come facciamo ad assegnare un valore a un pedone passato? È molto semplice. Più è avanzato, più vale. Il pedone del nero è arrivato nella sesta traversa rispetto alla partenza. Il pedone, ecco, quale pedone passato potrebbe tirarsi bianco? Ad esempio con i pedoni del lato di donna, dove ha una maggioranza assoluta, dove ha 2 pedoni passati. Però attenzione, i pedoni passati del bianco sono ancora nella casa di partenza. Pertanto, paradossalmente, il pedone passato del nero vale quanto, diciamo, potremmo assegnargli un valore di 2 pedoni, che è un valore, diciamo, notevolissimo, di 3 pedoni. Insomma, in parole povere, la posizione è pari, equilibrata. Quindi, riassumendo, nei finali di torre, focalizzati sempre sul pedone passato. Chi è il pedone più avanzato, di solito, prevale. Bene. Quindi A5 sarebbe stata la scelta migliore. In partita invece ho giocato torre C8 per occupare subito la colonna aperta, pensando che dopo lo scacco, ovvio, re per D4 forzata, ero convinto che il bianco avrebbe catturato il pedone in F5, a cui sarebbe seguita scacco, il re deve forse una posizione passiva, E3, e devo ripetere il punto di prima, il discorso di prima, e cioè che non conta il valore numerico, ma il valore qualitativo. Quel pedone passato compensa tranquillamente il materiale ceduto dal nero, quindi anche in questo caso possiamo assegnare un valore di qualità. Ma viceversa, sono dovuto ritornare rapidamente, diciamo con i piedi per terra, perché il bianco ha giocato torre di uno scacco, dimostrando di aver compreso perfettamente la natura di un finale con quattro torri. Domina la tattica. Il vero obiettivo del re bianco è il re nero, non il pedone F5. La vera minaccia del bianco è questa. Per comprendere bene il significato di tattica, lo vediamo immediatamente in questa variante. Ora il nero ha due scelte. La prima scelta è re 3, che non è una scelta, in realtà è una mossa assolutamente forzata. Proviamo a vedere l'altra alternativa, re c4. Dopo torre per f5. Dopo torre f5, e3, devo salvare il mio pedone passato, torre e5 per catturare quel pedone. Qui l'unica maniera del nero, se vuole continuare a giocare qualche altra mossa, è fare torre di 8, ma facciamo finta di giocare torre 8, di difendere il pedone in E3, torre di 5, attenti il re nero in una gabbia, E2 ovviamente unica per minacciare la promozione, scacco matto. Una bellissima variante in cui vediamo un'altra regola fondamentale di finali con quattro torri. È molto importante la collaborazione tra le due torri. Collaborazione significa mettersi o sulla stessa colonna, come in questo caso, o sulla stessa traversa. Qui, oltre alle due torri, collaborano pure i pedoni del bianco, che controllano le casse di fuga del re nero, dando luogo a questo matto spettacolare. In pratica abbiamo una superiorità locale di forza impressionante. Il bianco sta attaccando con 4 pezzi e il re nero si difende con 0 pezzi. È ovvio che dobbiamo attenderci
questo genere di risultato. Bene, quindi dicevo, re 3 era assolutamente una mossa forzata e qui il bianco ha continuato giustamente con scacco, torri 1 scacco. Vedete com'è? Il bianco ha perfettamente compreso la natura dei finali con quattro torri. È una natura tattica, non sta andando a caccia di pedoni, non ha catturato ad esempio il pedone F5 nuovamente, ma sta andando al bersaglio grosso, il re nero. Ora il re nero ha tre mosse candidate, re D4, re D3, re D2. Quale scegliere? Non vi sono considerazioni generali, nei finali di torre non si può giocare in base a considerazioni generali, bisogna calcolare tutte le mosse candidate ed è esattamente quello che purtroppo sono stato costretto a fare io. In partita ho analizzato prima re D3 con l'idea di fare re C2 e attaccare il pedone B2, ma purtroppo dopo scacco, re C2, appunto questa è l'idea. Scacco per difendere, re B1, attacco il pedone A3, B4 e mi sono reso conto che la situazione del re nero è catastrofica. Il nero ha due pedoni in presa e minacce di matto sulla prima traversa, insomma, una situazione veramente molto spiacevole. Quindi re D3 l'ho esclusa. L'altra alternativa, quindi sono rimaste due alternative da analizzare. Ho analizzato re D4. Re D4 con l'idea di conservare a tutti i costi quel benedetto pedone passato in E4, purtroppo c'è questo allineamento, quindi torre a 4 scacco, devo spostare il re, cattura in E4, cattura in E4. Qui in partita ho avuto un po' di difficoltà a visualizzare con quale torre il bianco avrebbe catturato il pedone E4, probabilmente con la torre E1 è la soluzione migliore. Dopo scacco, re H3, torre per B2, a rivederla col senno di poi mi sono reso conto che il re bianco è in una posizione molto sgradevole sul bordo scacchiera, il re nero ha migliorato in un certo senso la sua posizione, non è più in una rete di matto e quindi diciamo che sarebbe stata giocabile questa opzione con re D4, anche se, ripeto, il bianco è in vantaggio, indiscutibilmente. Quindi con re D4 sicuramente è in vantaggio. Ho scelto re D2 perché mi sembrava fra le tre mosse candidate anche la più forzante in un certo senso, perché attaccava la torre. Il bianco ovviamente ha difeso e adesso ho due pedoni in presa, pedone F5 e il pedone in E4. Quale salvare? Posso salvare o il pedone in F con una mossa però passiva, anche se mette il raggi X, si mette il raggi X sul re bianco, dopo scacco di nuovo re C2, scacco re B1, sempre la stessa manovra B4. Se riguardiamo i pezzi, abbiamo le due torri del nero completamente passive. Il re, sempre in una posizione catastrofica da matto, insomma, torre F8, chiaramente vi rendete conto che l'ho scartata e quindi ho giocato E per F3, quantomeno prevengo questa benedetta torre 2 scacco e quindi almeno, insomma, guadagno, diciamo così, un tempo, ecco, controllando quella casa. Il bianco a questo punto aveva anche lui tre scelte. Torre per F5 è la peggiore perché dopo re C2 con cui attacco di nuovo il pedone, B4, re B2, il re nero si è messo diciamo in salvo, minaccia il pedone in A2, la posizione è equilibrata, quindi no, torre per F5, andare a caccia di pedoni no, non è buono, non è un'idea buona. La mossa migliore era torre E7. E qui vedete un altro principio del finale di torre in generale, cioè bisogna sempre cercare la massima attività delle torri, la massima coordinazione. Qui vedete le due torri stanno attaccando contemporaneamente il pedone in A7, il pedone in G7 e il pedone in F5, ma anche il pedone F3 è in presa dal re, quindi il nero ha quattro pedoni in presa.
Già questo ci fa capire che Torre 7 è una mossa molto, molto forte, povero me, cosa avrei potuto fare? G6 per difendere almeno il pedone, salvo un paio di pedoni, per F3, Torre C2, B3. Insomma, questo è il massimo che potevo raggiungere, però è chiaro che adesso mi cade un pedone a scelta tra il pedone H7 e il pedone A7, è un finale nettamente superiore per il bianco. Invece, il bianco ha giocato torre A e 5. A prima vista l'idea è buona, mette in coordinazione le due torri sulla stessa colonna, sempre per cercare di dare matto al re nero. È chiaro che per adesso c'è quel pedone in F3 che ostacola le idee di matto, però è un pedone che, insomma, è ovvio che deve cadere. Comunque, anche questo, diciamo, è un principio fondamentale di questo genere di finale, cioè coordina sempre le torri. A questo punto ho cercato, avrei dovuto attaccare il pedone B2, l'unico pedone debole nella posizione del bianco. Ho usato la torre, sperando di entrare in seconda traversa mettendomi la Gx sul re bianco. Però in realtà è un errore, era meglio giocare re C2, cioè attaccare quel pedone con il re, per esempio dopo B4. Dopo B4, G6 per difendere qualche debolezza pedonale, re per F3, re B2, il re nuovamente si è messo abbastanza al sicuro, attacca il pedone A2, può scappare in A3, la torre può entrare in seconda traversa. Ed è un finale pari, quindi Re C2 era sicuramente la mossa da giocare. Purtroppo ho giocato Torre A B8, credendo fosse più attiva. Re per F3 riprende il controllo della casa E2, devo giocare G6 per difendere, e qui abbiamo un momento critico. È ovvio che il bianco deve dare uno scacco nella casa E2, ma con quale torre? La torre E5 o la torre E1? La mossa migliore era con la torre E5, re D3, scacco, re C4, cioè allontanare il re nero e poi con calma riprendere l'attività sulla settima traversa con torre D7, minaccia due pedoni, ne devo salvare meno uno, cade il pedone H7 e anche in questo caso il bianco ha un finale superiore. Purtroppo lo so, non ci sto facendo una bella figura in questo finale, ma purtroppo, cioè nel senso che il bianco aveva molte occasioni per vincere. Ringraziando il cielo, ha dato scacco con l'altra torre, torre 1. Ma perché ha dato scacco con questa torre? Perché il problema è che dopo re C1 era convinto di darmi matto, di chiudere questa benedetta rete di matto attorno al re che addirittura è arrivato in prima traversa, ha attraversato tutta la scacchiera. Da notare che in apertura io non avevo arroccato, il bianco aveva arroccato, io no, e ho trascinato il mio re in questo viaggio assolutamente matto. Assolutamente incredibile. Ecco, questo è stato il percorso che ha giocato, che ha eseguito questo re nero. Ma attenzione, il percorso non è ancora concluso perché continuerà ad avanzare tra poco. Comunque, questo ci mette sotto osservazione un'altra regola fondamentale dei finali di torre: il re deve svolgere un ruolo attivo. Attenzione, il ruolo attivo non significa semplicemente centralizzarsi,
Ma in questo caso il ruolo attivo del nero è quello di eliminare quella pericolosa maggioranza pedonale del bianco sul lato di donna, perché avete visto in alcune varianti che il bianco rimaneva con due pedoni liberi. Se il bianco se il nero riuscisse a liberarsene, a catturarli, beh, allora la posizione sarebbe sicuramente equilibrata, o se riuscisse, diciamo, quantomeno a bloccarli, a fissarli, che è quello poi esattamente che accadrà in partita. Il bianco a questo punto ha giocato torre F2 per cercare di dare matto in E1, illudendosi di chiudere la rete di matto. In realtà, dopo torre C2, che minaccia re per B2, è tutto finito. Ecco qui, dopo questo cambio siamo entrati in finale con solo una torre, e a questo punto bisogna dare ragione al dottor Tarrasch. I finali con una torre hanno tutti una grande tendenza alla patta, ma questo è effettivamente strafatto. A questo punto ha giocato torre E7, entrando in settima e attaccando i due pedoni. Ora attenzione, qui c'è una mossa tecnica che è molto importante. Vedete come si è conclusa la fase tattica, ma poi occorre sempre una fase tecnica. Cosa significa tecnica? Significa che la mossa corretta è quella che ho giocato in partita, cioè A6. A cosa serve? Ora l'ho dimostro. Diciamo subito che, tanto per intenderci, se avessi catturato subito il pedone in B2, dopo torre per A7, il finale è nettamente superiore per il bianco, perché ha quel pedone libero sulla colonna A. Viceversa, ripeto, giocando A6. Se adesso il bianco avesse catturato il pedone H7, avrei catturato il pedone in B2, torre A7, minaccia il pedone in A6, e ora ovviamente non re per A2, perché sennò segue scacco e cade il pedone G6, e a questo punto il pedone H promuove facilmente, quindi no, questa è una pura follia, ma in realtà avevo previsto di giocare torre B6. Ecco il punto. Ecco perché dicevo che A6 è una mossa tecnica, perché adesso vi rendete conto che la torre sta difendendo gli unici due pedoni deboli del nero, il pedone A6 e il pedone in G6. Adesso, anzi, è il bianco che deve preoccuparsi, deve stare molto attento, perché deve preoccuparsi di salvare il suo pedone debole in A2. Bene, quindi torniamo alla partita. Quindi dicevo, dopo A6, con l'idea appunto di giocare torre B6, perché tanto il pedone H7 è destinato, avrei, diciamo, tranquillamente abbandonato il suo destino. Il bianco allora correttamente ha giocato torre 2 scacco per difendere il pedone B2, re B1, vedete la marcia del re nero avanza, attacca il pedone in A2, quindi ha spinto in B3, torre B4, e a questo punto ci siamo guardati in faccia e abbiamo pattato, perché non c'è più niente da fare. I pedoni del bianco, la maggioranza pedonale del bianco è stata fissata, eventualmente può anche essere liquidata con A5 A4. La maggioranza pedonale del nero è anche abbastanza rigida, perché è difficile farla avanzare senza il supporto del re nero che, nonostante la sua posizione, diciamo, quasi nell'angolo, in realtà sta svolgendo ancora un ruolo molto attivo. Bene, conclusione. Quindi, punto numero 1. Non conta il valore quantitativo dei pedoni, è inutile starli a contare numericamente, ma conta il valore qualitativo dei pedoni nei finali di torre. Punto numero 2. Focalizzati sempre sul pedone passato. Chi ha il pedone più avanzato di solito prevale alla meglio. Punto numero 3. Nei finali con quattro torri domina la tattica. Ricordatelo questo punto. Questa mia esperienza negativa, diciamo che ti possa essere utile. Il fattore più importante è la collaborazione fra le torri, il fattore tattico più importante. Coordina sempre le torri, cercando sempre la massima attività delle torri. E infine ricordati sempre che
Punto numero 5, il re deve svolgere un ruolo attivo. In estrema sintesi, ricorda questi tre punti. Pedone passato, torre attiva, re attivo.